Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo ancora sui Coden 5 perché dopo tutto il patatrack che è successo la scorsa volta, purtroppo i Godwin hanno vinto il torneo dei giochi sacri e quindi saranno loro a sposare la nostra sorellina Limsleya. Abbiamo confessato tutto quello che abbiamo scoperto ai nostri genitori, ma senza prove, purtroppo, non possiamo fare niente. Per cui, ritorniamo nella sala della regina. Parliamo con il re. Non hai dormito molto bene, vedo. Beh, non che ne sia sorpreso. Torneremo a Salfalena oggi, ma non abbiamo particolare fretta. Pare che tutti voi abbiate conosciuto molta gente e imparato tante cose. Scommetto che vorreste rivedere molte persone prima di lasciare Stormfist. Perché non gli dite addio adesso? Tornate quando avete finito. Vedo che sei sveglio. La discussione di ieri sera. Ho deciso di esaminare le nostre opzioni una volta tornati a Solfalena. Non riesco a decidere qui, nel cuore della città di Godwin. Sfortunatamente Giselle deve venire a Solfalena per la cerimonia di fidanzamento, fra un paio di settimane. E allora... Eh già. Ok, a questo punto... possiamo uscire praticamente dall'arena e riparlare con tutti i personaggi che abbiamo conosciuto in questa occasione. Per prima cosa dobbiamo uscire e parlare con tutti i personaggi che abbiamo incontrato, quindi con Egbert, con la ragazza e la tigre, con Ernst. Ecco qua, parliamo. Chiedo scusa, ma il festival è finito, niente più spettacoli, spiacente. Tu, vestito in modo così elegante, forse puoi darci l'informazione che cerchiamo. Siamo venuti qui a Falena alla ricerca di un mago straordinario. Ecco, in questo caso dobbiamo utilizzare la risposta che ci consente di coinvolgere Leon nella conversazione. Non saprei. Sia Kyle che Miekis usano la magia ad alto livello, ma non sono così potenti ad essere conosciuti in altre nazioni. Sono semmai noti come cavalieri della regina, ma non certo come maghi. Capisco. Va bene così, Ernst. La nostra ricerca non sarà vana. Grazie per la vostra attenzione. Ah, io sono Norma e lui è Ernst. Per un po' ci esibiremo nella zona di Falena. Ci farebbe piacere rivedervi come spettatori. Ok, e qui finalmente abbiamo ottenuto i nomi. Quando otteniamo i nomi dei nostri personaggi è già un passo in avanti per poterli reclutare successivamente, quindi è molto importante che loro si presentino ed entrino in contatto con noi. Non è semplice il reclutamento come su Shuikoden 2, dove ci si parlava, ah, ti unisci al gruppo, ok. Qua la cosa è un po' più seria, bisogna un po' corteggiare i nostri alleati. Ok, Gavaia invece abbiamo già parlato con lui. Dovrebbe esserci anche Egbert da questo lato. Ecco, quel vecchio imbroglione della casa da Godwin ha vinto. È impensabile che un ludito verme come lui combatta in modo leale. Deve aver imbrogliato in qualche modo. Questo è poco ma sicuro. Ecco, e come potete vedere anche lui se n'è reso conto. Ma il vero motivo che ci ha spinto ad uscire e ci ha spinto ovviamente ad andare a zonzo così per la città e salutare Belkut, quindi bisogna andare alla locanda. È davvero un grande onore, perché non saluta anche Marina e Belkut? Esatto, quindi saliamo ed entriamo. Oh, non erano qua, non era questa la stanza? Ah, forse mi sono confuso. Ah, eccoli. Oh, vostra altezza, non mi ero accorto della vostra presenza. Grazie per averci aiutato in un momento simile. Oh, niente di grave, vostra altezza. Sono sicuro di non aver più bisogno di stare a riposo, ma... Oh, e invece sì, anche il dottor Murad ha detto che dovevi stare a letto 2 o 3 giorni. Ecco, vedete com'è. Non è che per caso hai difficoltà a concentrarti o cose simili? Quella medicina a volte può provocare effetti collaterali del genere per un po' di tempo. Leon,
Non ho preso nessuna medicina. Mi sono addormentato durante l'incontro solo perché non avevo dormito a sufficienza prima. Tutto qui. Belcourt. Vostra Altezza, mi dispiace molto. So che se tengo la bocca chiusa i giochi sacri saranno stati truccati. Ma siamo davanti a un esempio di grande scaltrezza e astuzia. Anche se parlassi, alla fine sono sicuro che l'unica persona a essere punita sarebbe Marina. E quindi è per questo, Belcourt. Avanti, Marina, non fare quella faccia, non è stata colpa tua. Sì, invece, cazzo, Marina, è stata assolutamente colpa tua. Tu, io, tutti noi, siamo stati solo delle marionette manovrate dall'alto. Lo so. Pensavo di sapere cosa volesse dire avere a che fare con nobili di falena, ma li ho sottovalutati. Sinceramente, non avrei mai immaginato che sarebbero potuti arrivare a tanto. E sono sicuro che se anche avessi vinto, avrebbero avuto subito un piano di riserva. Vostra Altezza, tra poco quell'uomo entrerà a far parte della famiglia reale. Sono certo che non c'è bisogno di dirvelo, ma è pericoloso. Fate attenzione. Perfetto. Una volta vista questa scena. Ecco perché non posso perdonarmi per quello che è successo. Vabbè, Marina. Ok. E adesso che abbiamo salutato tutti, possiamo tornare indietro. Così diciamo, il nostro primo incontro, il nostro primo approccio con tutti i personaggi che si recluteranno in questa zona l'abbiamo fatto. Sia Gavaia, sia Norma, Ernst, Egbert, eccetera, eccetera. Li abbiamo già scovati tutti. Perfetto, saliamo. E torniamo da Ferid. Già finito? Yes. Bene, e allora dovremmo iniziare a considerare la nostra partenza. E qui si torna a casa. Lord Godwin, Giselle, grazie dell'ospitalità. È stato un piacere, è stato un onore ricevere una vostra visita. Spero abbiate gradito il soggiorno qui. Sì, siamo stati davvero bene. I giochi sacri sono stati eccezionali. Principessa, non vedo l'ora della nostra cerimonia di fidanzamento. Porterò tanti regali, solo per te. Va bene, non ne vedo l'ora. Mi aspetto il giorno in cui diventerò ufficialmente il tuo fidanzato. Principe Joe. Sono rimasto molto impressionato dalla tua cavalleria e ricchezza di risorse. Prometto di impegnarmi al massimo, così la gente non potrà criticarmi come il fratello stupido di quello maggiore. Ah, qui la situazione potrebbe essere un po' pesante in realtà, però facciamo buon viso a cattivo gioco. Ho come il sentore che diverremo i migliori fratelli del mondo. Minchia. Bene, Sua Maestà, buon ritorno a casa. Un momento, scusate, manca qualcuno all'appello. Oh, Hashtag, eccolo. Eh già. Perché vuoi portarti dietro un simile individuo? Avevamo intenzione di giustiziarlo a breve. Quest'uomo è un criminale. Ha complottato con le spie di Armes per uccidere Sua Maestà. I cavalieri della regina se ne prenderanno cura e lo interrogheranno sulla sua relazione con Arms. Soddisfatto? Come desideri. Bene, Giselle, non vediamo l'ora di incontrarti di nuovo alla cerimonia di fidanzamento. Sarà mio l'onore. E qui un po' di leccatine a destra e sinistra. Buon viso a cattivo gioco che purtroppo siamo costretti a fare. Now, what do you think, Father? All we have to do is wait for our opportunity and seize it. You did well. But you know, Gazelle, people do change. Huh?
the prince. His entire countenance seems to have changed because of this incident. Your schemes might work in the short term, my son. But you may well be planting the seeds for future problems. Well, possibly. I'll take your warnings into consideration. Però intanto il primo pezzettino del puzzle è riuscito ad inserirlo. Looks like we have no other choice, do we? When we decided to hold the sacred games, we were both well aware Godwin could emerge victorious. It's not like you to hesitate now. But Arstad, we're not just talking about any little girl here. We're talking about Lim. Anybody would hesitate. I can't bear to see anything bad happen to her, but there isn't much we can do now. Trust me. If there were some other solution, I'd gladly step down from the throne and rid myself of the Sun Rune. But now that it's come to this, we must stand strong. No matter what the cost. Yes. I know. Rather than hesitating, we should be doing everything we can to make sure that cost is as small as possible. Yes. But we must never be suspected. To the very end, we'll just have to pretend nothing's going on. Perché giustamente loro hanno paura di Godwin. Sua maestà sta aspettando. Dovremmo andare? Eccoci qua. Oh, principessa, buongiorno. Buongiorno Joe, buongiorno Leon. Ricordatevi, bisogna avere un bel rapporto con Lim. È molto importante anche per gli esiti della fine del gioco. Principessa, non puoi rompere nella camera da letto di un gentiluomo in questo modo. È inaudito. Non è inaudito, così lo fai sembrare terribile, come se fosse chissà che cosa. Inoltre, che mi dici di Leon? Lei era qui prima che arrivassi io. Beh, Leon e il principe sono come fratello e sorella. Ma Joe e io siamo fratello e sorella. Oh, sì, è vero. Perché tu? Forse non dovremmo far aspettare sua maestà così a lungo. Oh, hai ragione. Muoviti, Joe! Ok, qua sono entrati tutti in squadra, perché giustamente dobbiamo andare nella sala delle udienze. Quindi, ecco qua. Qui abbiamo Sialitz. Buongiorno, Lady Sialitz. Buongiorno. Sì, sì, buongiorno. Cosa ha in mente mia sorella? Se voleva vedermi, perché non ha aspettato fino a mezzogiorno? Nostra madre voleva vedere anche te? Cosa credi stia succedendo? Lo scopriremo quando la vedremo, penso. Dai, andiamo. Ok. Anche lei è entrata in squadra. Ora man mano ricomponiamo i pezzi del puzzle. Ecco qua. Qui c'è anche George. Oh, sì, George, ciao. Sua Altezza la Principessa, Sua Altezza il Principe, Lady Sialitz. Vi auguro il più squisito dei mattini. Allora, Ashtar, ha chiesto anche a te di venire? Sì, signora. Anche tu, eh? Andiamoci insieme. Sarebbe un grande onore accompagnare la più bella principessa che questa landa abbia mai conosciuto. Oh, Sir George? Puoi darci un taglio con questo tono così formale? Parlami come sempre fatto. Sei un vecchio amico di mio padre e sei anche amico di Joe e zia Sialitz. Non voglio che mi tratti come se non mi conoscessi. Sei sicura? La futura regina si merita il massimo rispetto. Non preoccuparti, una buona regina non ha tempo da perdere con tutte queste formalità, comunque. Wow, perché non mi chiami George, allora? Non mi sono mai sentito un sir. Ok, allora, George. Ok,
e anche lui è entrato in squadra. E ora finalmente andiamo a vedere che sta succedendo. Siamo tutti qui, Arstadt. Molto bene, grazie per essere venuti subito. Questo è un momento importante per il nostro e per il nostro regno e la nostra famiglia. La cerimonia di fidanzamento è alle porte. Gisella e Lim si fidanzeranno ufficialmente. Lim? Sì, madre. Ci sono alcune formalità da osservare prima delle cerimonie di fidanzamento. In primis andrà al Palazzo d'Oriente. Là riceverai la benedizione della Luna dell'Alba, dopodiché verrai purificata nella Fontana di Lunas. Il Palazzo d'Oriente? Ma madre, la Luna dell'Alba non è... Sì, la Luna dell'Alba è scomparsa, ma le nostre tradizioni non cambieranno. I reali di Falena hanno il loro onore. Seguire il rito della Luna dell'Alba prima della cerimonia di fidanzamento. Questa usanza deve proseguire. Anche se la Luna dell'Alba non c'è più, quindi visita il Palazzo d'Oriente mentre vai a Lunas. Perfetto. Altre tradizioni, altre formalità? Ma va bene, Gio verrà con me, giusto? Sì, verrà con te. Sorella mia, Sayalitz, Principe Gio, accompagnerete Limsleya? Certo, Arstadt. Miekis, George, Leon, voi andrete con loro in veste di guardia del corpo. Sì, Sua Maestà. Partirete appena siete pronti. Perfetto. Let our mercy as deep as the Fetas and our authority as powerful as the sun be revealed to the entire world. Let our mercy as deep as the Fetas and our authority as powerful as the sun be revealed to the entire world. Perfetto. E quindi adesso siamo pronti per partire. Parliamo con tutti. È stato stabilito che il viaggio prefidanzamento a Lunas deve essere fatto a piedi e non a cavallo o su un carro. Sarà un viaggio lungo per la principessa. Ti prego, rendiglielo il più confortevole possibile. Le guardie pattugliano la strada per assicurare la protezione di Sua Altezza. Tuttavia, fa attenzione nel caso di imprevisti. Manca poco al giorno di fidanzamento ufficiale di Sua Altezza e Giselle. Anch'io sono nervosa. E qui, Kyle. Ehi, principe, senti qui. Allora, ho chiesto a Feridi di farmi venire con te questa volta. Io ho detto, senti, già mi sono perso Lord Lake e i giochi sacri. Direi che sono pronto per l'azione. E sai cosa mi ha risposto? Saranno più al sicuro tra le grinfie di un rampicante che con te. Proprio così? Cosa mai avrò fatto? Vabbè. Mi dispiace, Kyle. Non sei pronto. Ok, quindi direi di poter salvare. Ok, una volta salvato possiamo uscire. E ci sono un paio di cose che dobbiamo fare. Innanzitutto andare dal fabbro. Perché il fabbro, se non mi ricordo male, adesso dovrebbe essere arrivato a livello 5. Quindi possiamo iniziare ad aumentare le armi un pochettino di più. E poi dobbiamo anche andare al negozio di rune. Perché finalmente la proprietaria del negozio di rune è presente. E quindi potremo incontrarla e finalmente conoscerla. Quindi il negozio di rune doveva essere da questo lato, se non mi ricordo male. O forse... Mi sa che mi ricordo malissimo. Purtroppo senza la minimappa e senza la mappa dall'alto, orientarsi qui è un casino per me in Suikoden 5. Allora, qui c'è la locanda, la taverna, l'armaiolo. Ok, qua dovrebbe esserci il negozio di rune. Ok. E il fabbro invece è dall'altro lato. Eccola qui. Un principe e una principessa. Che onore. Benvenuti nel mio negozio. Cosa? Ma che... Principe, non guardi. Tu, ma come ti sei conciato? Non ti vergogni? Come sarebbe a dire? Sono vestito in modo normalissimo. E quello me lo chiami normale? Mi arrendo. Ah sì? Ma certo, tu devi essere la bellissima maestra delle rune di cui parlava Kyle.
Beh, bellissimo non saprei, ma sì, sono una maestra delle rune. Una maestra delle rune? Tu? Sì, il mio nome è Jin. Per me è un onore ricevere dei membri della famiglia reale e dei cavalieri della regina. Cosa posso fare per voi? Ah, finalmente, sono lieto di sentirglielo dire. Sa, ho sempre il negozio pieno di gente che non degnano neanche di un'occhiata le mie belle rune. Una cosa seccante. Già, immagino. Ecco, e ora qui praticamente possiamo anche tentare. Ovviamente non abbiamo nulla da unire perché non c'è nulla, però abbiamo dei soldi. Finalmente abbiamo dei soldi, quindi potremmo effettivamente comprare delle rune da poter utilizzare, diciamo, nel mentre. Abbiamo la runa terra che è supporto, vento che è attacco e difesa magica, però vento abbiamo già Sializ, mentre invece abbiamo tuono e fuoco che potrebbero risultare interessanti. Io direi fuoco, assolutamente sì, che possiamo caricare a Leon. Perfetto. Dopodiché va bene così. Abbiamo finito per ora. Allora, vediamo se abbiamo oggetti da poter unire nel frattempo. Va bene, qui non abbiamo nient'altro. E basta così, possiamo uscire. Ok. Adesso invece dobbiamo andare dal fabbro. Ovviamente armature, tutto il resto non ci interessano, sinceramente parlando. Per cui va bene così. La taverna non ci interessa neanche. Volevo vedere se c'era il negozio dei mercanti, per vedere se potevo comprare dell'altro sale. Sono curioso di vedere se potevo comprare dell'altro sale. Quindi attraversiamo l'altro ponte. Questa è la zona d'allenamento che non mi interessa al momento, anche perché tanto c'ho George con me in squadra, quindi va bene così. Allora, qui dovrebbe esserci il mercante. Yes. Ok, vediamo se c'è il sale. Ok. Tra l'altro 120 come prezzo, direi ottimo. E siamo già a 6 pezzi di sale in realtà, quindi direi che siamo messi bene. Siamo messi bene, lì c'è il fabbro. Perfetto. Allora, il fabbro è migliorato, esatto, e adesso arriva al livello 5. Quindi, qua purtroppo i poch ce li siamo bruciati tutti praticamente. Però per il momento ovviamente potenziamo solo il nostro protagonista. Gli altri sono comunque livello 3, che non è male, ma a Leon ho dato la runa proprio per questo motivo. Allora, a questo punto dobbiamo andare da qua. Esatto, per tornare indietro e uscire finalmente dalla mappa per raggiungere il Palazzo d'Oriente, che ovviamente, come suggerisce la parola, si trova a Oriente, quindi ad est, nella zona d'est. Anche se però non mi ricordo se effettivamente dovevamo uscire da qua, perché noi dovevamo uscire a piedi, ma da qua si poteva uscire a piedi, giusto? Dal castello, o sto facendo strada inutile? Perché forse dovevo andare dall'uscita pedonale. Perché qui c'è il molo. E non credo che qui ci sia l'uscita pedonale. Mi sa che ho fatto una piccola cagata. Perché noi dobbiamo andare a piedi. Però non so se da qua posso uscire a piedi lo stesso. Ecco qual è la cosa brutta di sto gioco, che non c'è una minimappa, non c'è possibilità di orientarsi se non tramite i propri sensi o comunque i ricordi. E questa è una cosa sbagliatissima che hanno fatto qui, veramente veramente sbagliatissima. E comunque sì, perché qui c'è il molo, quindi devo uscire a piedi dall'altro lato. Ok, ci vediamo dopo. Eccoci qua, uscita di Solfalena. Yes, possiamo uscire.
E adesso, come potete notare, che ci sono ovviamente i ponti, vedete, che ci fanno uscire, dobbiamo andare verso il Palazzo d'Oriente. Eccolo là. Ora qui dovrebbero esserci dei forzieri in giro, se non mi ricordo male. Quindi farò una piccola pausetta, cercherò i forzieri e poi entrerò dentro il palazzo. Quindi ecco qua. Ora qui dovrebbero esserci dei forzieri in giro, se non mi ricordo male. Ecco, qui c'è il primo. Se non sbaglio, quanti erano? 4? 5 forzieri? Oddio, non me lo ricordo. Purtroppo la memoria qui un pochettino vacilla. Che non mi ricordo effettivamente se erano 4 o 5 forzieri in giro per la mappa. Ve li vorrei far vedere tutti in realtà. Ecco, qui ce n'è un altro. La tattica, questa tra l'altro abbiamo sbloccato una tattica, che dovrebbe essere appunto una formazione. Ecco qua, vedete, punto e freccia, tutti più 2 attacco. Quindi molto buona in realtà. Riposizione però, perché ci vuole ovviamente lei qui. George. Ecco qua. Vedete? Perché in base alla formazione che voi utilizzate, cambierete anche praticamente le vostre statistiche. Potreste aumentare l'attacco, potreste aumentare la magia, potreste aumentare la difesa, eccetera eccetera. Allora, non entriamo ancora nel palazzo perché dobbiamo cercare gli altri forzierucci. Perché eccolo, qua ce n'è un'altra, pantofole di vetro. Madonna, scomodissime le pantofole di vetro. E siamo a 3 forzieri, se non sbaglio. Qui c'è il quarto, mantello, e credo che abbiamo finito. Forse c'era l'ultimo qua sotto? Eh sì, eccolo qua. Eh sì, ragazzi. Diciamo che molte cose non le ricordo, ma altre le ricordo molto bene. Cos'è che abbiamo ottenuto? Era la sfera? Ah, la sfera del sonno. Ah, quindi abbiamo la runa del sonno praticamente. Allora, vediamo se possiamo equipaggiare qualcosa. Allora, Sialitz possiamo mettere... Oh, attenzione. Il cappello con piume. E questo invece lo possiamo dare a Sialitz. La bandana va bene così. Vestito, abiti raffinati, corazza di cuoio, benda bracciale, pantofole di vetro per Sialitz. Il mantello è un accessorio che possiamo mettere qua. Bene, abbiamo finito. Ok, questi erano tutti forzieri, così già li abbiamo trovati tutti, perché non mi ricordo che ce ne siano altri, per cui possiamo entrare. Qui dentro le sale non mi ricordo che c'erano altri forzieri, erano tutte sale neutre queste, perché i forzieri nel Palazzo d'Oriente si trovavano tutti fuori. Quindi io do un'occhiata così, giusto per dare un'occhiata, però esatto, non c'erano forzieri né niente. Sopra non c'è nulla, dovremmo entrare di qua. Sala delle rune. Ah, principessa, aspettavamo il suo arrivo. Sua Altezza, il principe, Lady Sialitz e i cavalieri della regina, grazie per essere venuti. Scusate per il disturbo. Come può dire una simile cosa? Altezza, per noi questo è un grande onore. Che peccato che la runa dell'alba sia scomparsa, proprio ora che la principessa si deve fidanzare. Come ufficiale affidato al Palazzo d'Oriente me ne rammarico. Può bastare. Tollero le scuse solo una volta al giorno e umiliarsi non riporterà qui la runa dell'alba. Sì, Sua Altezza, mi perdoni. Allora, cosa dovrei fare qui? Tutto ciò che mi ricordo è qualcosa sul rito della runa dell'alba. Sì, principessa. Dietro quella porta si trova la sala della runa. Entri pure e poi torni qui. Non dovrò fare altro.
Tutto qui? Sì, signora. Bene, facciamolo subito allora. Cosa? Può davvero ricevere la benedizione della runa? Sì, certo, non oserei dire menzogne a riguardo. Quindi è proprio vero, zia Sialitz? Cosa mi stai chiedendo? Eravate fidanzati, vero? Ma non hai ricevuto la benedizione della runa dell'alba anche tu? Quei noiosi riti si svolgono solo per i fidanzamenti che si tengono dopo i giochi sacri. Io non ho dovuto farlo. La runa dell'alba è scomparsa e Ashtat ha detto che era solo una formalità. Sbrighiamoci. Beh, comunque sia, sembra facile, a me sta bene. Ok, Joe, andiamo. Oh, quasi mi dimenticavo. Mi dispiace molto, ma temo che i cavalieri della regina non possano entrare nella sala. Solo la famiglia reale può oltrepassare questo punto. Cosa? Perché non possiamo entrare? È un'usanza, temo. Spero capiate. Bene, ora, principessa, vado avanti. Ok. Ogni volta questi messaggi per lasciare la squadra 2 secondi per poi rientrare in squadra. Cioè, alcune automazioni sono veramente brutte su Suikoden 5. The Dawn Rune used to be here. You know, now that I think about it, it seems like a lot of things started going haywire after the Dawn Rune disappeared. If only we knew where... Have you still not found it? The Dawn Rune. Have you found it or not? Eccola. I asked you a question. Now answer. He asked you who you are. You're the one who'd better answer. The whereabouts of the Dawn Rune are still unknown. Happy now? That's what happens when incompetents are left in charge. Stop right there! Do you know who we are? How dare you insult the royal family of Falena like that? A royal family that can't even keep track of the runes that are symbols of its country? Don't make me laugh. What? Wait! Let me go! She's not walking away without a punishment! Leave her be, Lim. There's something really creepy about her. No! You're not in charge here! Come on! We're going after her! Attenzione, Lim... ha fatto vedere il suo carattere peperino preso dalla madre. Oh, principessa, è tornata. Principessa? Dove è finita? Eh? Non dirmi... C'era una donna, era vestita tutta di nero. Non abbiamo visto nessun altro esclusivo i tre. Cosa? Davvero? Te lo giuro, e siamo rimasti qui tutto il tempo. Nessuno è venuto dopo di te e nessuno è andato prima di te. Quindi l'hai vista anche tu, Joe? C'è una stanza o una porta segreta? No, niente di simile. Oh no, questo significa che quella donna era... un fantasma, forse? Non essere ridicolo. Ovvio che non era un fantasma. Scoprirò chi è. Miakis, vieni con me. Principessa, basta. Deve partecipare a un rito importante, principessa. Non si distragga con simili inezie. Mi assicuro che scopriremo se qualcuno di sospetto si è intrufolato nel Palazzo d'Oriente. Lei, comunque, dovrebbe proseguire a Lunas, ora che ha completato il rito della benedizione della Runa dell'Alba. Allora controlli tu? Sì, ti prego, svolgi qualche indagine e fai attenzione. Sì, signora. Oh, quanto vorrei trovare quella donna così insolente e farla inginocchiare a terra e implorare perdono. Ma se devo, affiderò a te le indagini e io mi affretterò a Lunas. È un sollievo, principessa? Cosa stai cercando di dirmi? Non ho paura dei fantasmi e non sto scappando via. Nessuno lo sta dicendo. Tu mi fai diventare matta. Joe, partiamo. Ecco, e qua di nuovo rientrano in squadra.
dopo una scena di 20 secondi appena. Va bene, ok. E la prima parte l'abbiamo finita. Ora, sopra non c'era nulla, se non sbaglio, perché era, esatto, sempre stanza vuota, che quella sarebbe in realtà la stanza dell'ufficiale, ma a noi non interessa niente. Il nostro prossimo obiettivo è andare a Lunas. Però questo lo faremo la prossima volta. Quindi per il momento io direi che è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo alla prossima. Bye bye!